Ciao a tutti ragazzi, sono PizzaDoggamer e non posso fare una intro per bene perché a quanto pare qua si parte subito nel vivo dell'azione e io neanche mi ricordo i tasti, cioè siamo proprio fregati. Non mi ricordo come ci si muove, come si corre, ok, ora sì. Ora sì ho fatto qualche progresso. Ma altrimenti proprio non mi ricordo come si raccolgono le cose, le munizioni, eccetera. Vai, sono sopra di noi, Sebastian. Ecco, cacchio, me lo ricordo che c'era una parte in cui... Porca troia. Oh mio Dio. Ragazzi, non mi ricordo come si gioca. Infatti... Scusate, ma cosa diamine è stato? Cioè, ragazzi, che è stato? Oh! Bene. Cura. Curato. Allora, ok, curato non nel senso di ecclesiastico. Comunque, no, vabbè, dai, ragazzi. Aspettate un attimo perché qui sono proprio nella cacca. Cioè, proprio non mi ricordo. Oh! Ma va a cagare, ma che mi lanci le cose te? Affanculo. Ok, ho raggiunto il mio obiettivo primario, adesso però scappiamo dall'altro. Ma te chi spari, scusa? Boh, vabbè, lui c'ha i suoi nemici, capito? Cioè, lui vede altre cose, cioè proprio se ne strafotte se arrivano. Oh mio Dio, come corre quello. Ecco, magari si sparava nelle gambe, così era meglio. Vai, brucialo! Sebastian, che cazzo! Madonna! Vabbè, è morto adesso, l'ho preso. Attenzione, hanno la dinamite! Oh mio Dio, chi è che ha la dinamite? Beh, direi che adesso esploderà da solo. Ma dai! Ah, oh, ecco, ok, bastava sparare sulla dinamite. Ma è quello. Credo ci sia ancora qualcosa. Cosa? Sta succedendo? Da dove ne arrivano altri? Sta indietro. Oh! Oh mio Dio, che cos'è quello? Oddio, ragazzi. No, hanno preso di mira me. Cacchio. Sì, ora ti aiutiamo, eh. Oddio, no. Vai, Sebastian. Usa i tuoi poteri di detective, tutto, insomma. Ah! Cacchio. Vabbè, ok, forse è meglio se corro, eh. Dai, io spero che lui riesca a ucciderti a fare qualcosa. Preso. Salta! Ma dai! Sebastian, cavolo! Ok, dai che è saltato. Direi che questo può essere un interessante modo di superarli. Ma che dardo c'ho, scusate, eh? Dai, via, come... Ma possibile non mi ricordo come si facevano dardi? No, che palle, ragazzi. Cioè, sta diventando il gameplay più noioso della storia. Non posso far niente. Cioè, sono proprio smerdato. E dai, via. Ma proprio sono impotente. Cioè, ma questo non muore. No, via, ragazzi. Dai, andiamo. Ma come si fa a superare sta parte? Con che li dovrei ammazzare, scusate. E vabbè, ho capito, ma se poi non si sbriga, io boh. Ah, ecco. Ecco, ok. No! Ah. Nah. Sono riuscito a evitarli due volte, proprio per miracolo, non so nemmeno io come. Ok, c'era uno che posso bruciare, eh. Andiamo. Corri! Cacchio. Cacchio. Ma proprio non mollano mai questi. Ma è cascato, sì.
Cioè, scusate ragazzi, questo gameplay è, diciamo, noioso proprio. Davia fa un altro passo. No! Ma perché l'ha schivato? Non ha senso. Cioè, non dovrebbe poterlo schivare, via. Allora, adesso ci dovremmo essere solo io e te, ok? Ci siamo solo io e te. Io sto qui dove c'è scritto ci brucia. Vabbè, io provo ad andare lì sotto. E beh, ragazzi, è cascato. Oh, olle, finalmente. Attenzione, hanno la dinamite. Ma che coglioni, ragazzi. Allontanati. Merda, 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 oddio. Oddio. Oddio, ragazzi, cioè. Proprio. Cacchio. Cacchio, ma quello è dopato, che è Usain Bolt. Usain Bolt, scusate la pronuncia orribile. Ma sei ancora lì? Cioè, questi dovrebbero morire da tutto, tipo. Ok, ok. Serve aiuto a Kidman. Ce l'ho fatta. Serve aiuto a Kidman, fidati, serve aiuto anche a noi due per come siamo messi. Per un pelo. Eh sì, beh. È stata probabilmente una cosa. La parte più difficile del gioco. Deve esserci un altro pannello di controllo. Vado io, dimmi cosa fare. Ecco. Cioè, siccome abbiamo parlato con lui, adesso abbiamo il tempo lì che è dato dalla sua vita, ok. E dobbiamo sbrigarci ad andare nell'altro pannello di controllo, che casualmente è da quest'altra parte. Esplodi! Oh cacchio, ragazzi, cacchio. Cavolo. Cioè, ho sprecato non so quanta vita con questa scemenza. Quindi, boh, non lo so. Oh mio Dio. Sinceramente spero che tu muoia presto. Oh, state a vedere che quando attivo il pannello di controllo tutti quei posti si liberano. Cioè, ma è proprio matematico. Perché ti sei fuori? Minchia, che esplosione però. Lo so che Kidman è nei guai, ma fidati che anche te sei messo un po' nella merda. Ah! Avrei detto una volta, ma tanto non penso che ci sia chissà quale problema se c'è un cesso in Vermigurin, ok. Avevo sentito un rumore, pensavo di essere fottuto. Sentite che casino fanno, ve lo portano da mangiare ora, un attimo. Va tutto bene? No, non va tutto bene. Ok, sento un rumore di catene, allora. Inettiamoci una siringa al volo, proprio. Ho visto un aculeo dietro di me, ma spero che non fosse niente. Pannello! Il pannello di controllo! Attivalo, attivalo, attivalo! Sono le stesse manopole, no? Sì, una sopra e una sotto. Ok. Quella sopra va su 22 e quella sotto su 5. Oh mio Dio, sbrighiamoci, è quasi morta. Ce l'abbiamo fatta! Grande Sebastian! Che mito, ragazzi! Quindi in questa villa abbandonata, lurida, lercia, sporca, va a sapere che urina ci hanno messo lì dentro, altro che Ebola e Baiolo. E infatti, vedete, proprio uno schifo c'era dentro. Mazzo, però quello che ci ha pisciato l'ha mangiato pesante. E c'è questa struttura degna proprio di un prestigiatore. C'è la quiete prima della tempesta, sappiatelo. A me piace troppo il fucile a pompa, ma dovrò usare questo. Resisti, arrivo! Resisti, arrivo! E si butta di sotto! Bravo, Sebastian, è sicuramente la cosa migliore da fare. Dove sono finiti? Su. Ah no, ok, pensavo di poterli colpire. Oh cacchio, ragazzi, non ditemi che è una stanza quadrata. No, oddio, una di quelle stanze, no, non ditemi che non c'è un'uscita e... Oh, cacchio. Cacchio, sta per succedere qualcosa di... Cioè, quello che sta per succedere non ce lo scorderemo più, no, meno male c'è un piccolo passaggio strettissimo che fa venire claustrofobia. Poi ci hanno messo il fuoco per terra, quindi i nemici non ci possono passare. È fuoco o è una luce a cazzo? No, è una fiammella che non funzionerà mai.
Vedete, io direi di sfruttarlo, eh. No, era una torcia, no! Ah! Boom! Ehi, tu. Tu. Boh! Oddio, che botta, è proprio soddisfacente. Ok, penso che adesso siano morti. Gel verde. Gel verde. Dov'è il gel verde, cacchio? Oh, non si riescono a raccogliere gli oggetti qui. Per qualche strana ragione cambia arma in maniera autonoma. Abbiamo solo 3 munizioni. Quindi è forse meglio conservarle e provare a usare, insomma, essere stealth. Dritto o sinistra? Vabbè, proviamo a sinistra, dai. Oh, cazzo. Ragazzi, vi posso dire che fa una paura allucinante. Oh, bene, bene, bene. Allora, se ci fosse stato qualcuno, il lato positivo è che l'avremmo attirato. Quello negativo è che se effettivamente c'è qualcuno, starà correndo all'impazzata dietro di noi, lo troveremo girando l'angolo. No, che... No, è A-U-I. Ok. Non sta succedendo niente di strano. Però... Joseph! Che cacchio... Ragazzi, che significa questo? Non sembrerebbe esserci nessun grande problema qui, giusto? Kidman, sei lì? Ditemi se mi sbaglio, perché qua mi sembra tutto troppo tranquillo. Come se stesse per arrivare qualcuno a sfondarci il culo. Anzi, il deretano, per non dire parolacce. Ah, questo mi ricorda Metal Gear Solid. Ecco, solo che lì quando ti cali ammazzi uno e è una figata assurda. Resiste. Qui quando ti cali sei fottuto. Io direi di dargli fuoco. Dagli fuoco, cacchio! Oh! Ma va a cagare. Dai, ma so... Oh! Oh, ma che è doppio questi? Gli ho dato un cazzotto e poi scappo. Sebastian. Oh, porca Eva. Cioè, no, scusate, se qualcuno mi guarda si chiama Eva, mi dispiace, no, ho fatto apposta. Volate, bombe! Vola, bomba! E si sempre libera! Mi ha fatto un po' male, lo ammetto. Cioè, lui è ancora lì che sta combattendo. Vabbè, dai, diamogli una mano. Ah, proprio me dovevi prendere, di tutti. Muori, muori, muori. Me l'ha messo in quel posto. Ragazzi, non riesco a capire come si faccia a giocare. Cioè, non mi ricordo come va tenuta la mano per usare il tuo SD. Oh mio Dio, un altro posto del cavolo brutto. Vabbè, è stranquetante qui. Soprattutto dopo questo. Cioè, le porte si aprono sia da un verso che da un altro. Sono utilissime, perché non ce le abbiamo a scuola? Cioè, io dopo un salto così... Resisti! Ah, proviamo ad andare e accenderli subito. Vai, vai, vai e accendilo subito. Ma che palle, Sebastian. Oddio, bello headshot! Bello doppio! Non ci credo, ragazzi, avete visto che doppio? Sebastian! Oh mio Dio, oddio no, quello è un ciccione. Muori, obeso. Ah! 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 Cacchio! Ma come fa a muoversi ancora? Cioè, quello ha preso, non lo so, stanno amoreggiando, che è ingenuo. Boom! Lo sa cosa fa male? Lo sa cosa fa male? Questo! Ah! Anche questo sì mi ha fatto male, cacchio! Ma possibile che il mio compagno non riesca a fare
Ho sbagliato. Vabbè, gli vado a dare fuoco finché è ancora morto. State tutti bene? Ho detto, gli vado a dare... Qualche scossone. Tutto ok. Raccogliamo tutti gli oggetti. Guardate qua. Ah, che schifo. Proprio gli ha messo dentro la varicella. E abbiamo trovato del gel verde. Yuhu. La porta sembra bloccata. Cioè, il bello è che non abbiamo capito se il gel verde è mocico o chissà quale schifo esca da quei robi. Contiamo su. Sappiamo sulle tette, metti in una sedia, lo dai via e potenza. O sarà, che ne so, una baba di Shrek, il gel verde diventa più forte. Fanservice, ragazzi, fanservice in bello lì. Ah, è intelligentissimo. Mandate la ragazza avanti da sola. Wow. Che poi l'avete appena salvata, quindi l'abbiamo appena salvata, ma andiamo lì subito. Continuiamo. Non ha nemmeno un'arma poi. Curiamolo. Non so che cosa abbia fatto per curarlo, ma lui si è subito sentito. Andiamo. Va, andiamo. Quindi lei è venuta. Io non andrei in questo posto neanche se mi pagassero. E neanche se mi ci trasportassero senza motivo, perché. Ah no! Non posso correre, devo seguire lei. Purtroppo, guardate, mi dispiace tantissimo essere costretto a seguire lei. Lui non vi metto la luce, almeno dopo. Se questa cosa vi piace, mi raccomando, spolli. Questo vuol dire che sta arrivando quello che ha dettato quel cubo. Sì, il cubo di Rubik, ecco, sta arrivando. E buon allora. Ok, questa mia è nuova, perché di solito quando c'è quella visione. Comunque, queste cose ti prendono mezzo ai pozzanghere, vogliono dire che insomma... Oh, un'altra di quelle porte. Eh sì, un'altra di quelle porte. Quali porte, vabbè. Ah, questo è l'armadietto per nani, cioè... Se sei nano ti ci può anche nascondere. Beh, ragazzi, siete pronti a... Allora, c'è di nuovo quella bella musichina. Ma che bella musichina... Ok, dopo raccoglieremo quello. Guardate, cioè, fa strapaura. Dopo guardiamo nello specchio. Leggiamo intanto quel giornalino qua anche lì dietro, coperto da mille pazzi. Il loro cioè, quindi Sebastian è sposato. Stavo per dire maritato, come se fossimo nell'Ottocento, con Mira Hanson. Wow. Quindi, cioè, mi sono contento. Sebastian! Mi ha fatto prendere un colpo sto specchio. Ma poi si rompe sempre nei momenti sbagliati. Quando sei più tranquillo, quando dici Sebastian. Ora vado tranquillamente lì. Ha dimenticato qualcosa? Le tue tette. No, vabbè, dai, scherzo. Parrocchiano scomparso ritrovato in ospedale psichiatrico. Lancia accuse oltraggiose. Lo accusano di aver fondato una setta. Wow. Ma cosa c'è in queste stanze? No, scherzavo, non lo voglio scoprire. Come minimo, cioè, ci saranno biancheria intima di uomini pelosi di Rosario Muniz lasciata lì. No, no, basta, basta. Avevo paura che girandomi avrei visto l'ora. No, basta, smettila di voler entrare nello specchio, mamma, sempre a vivere nel passato. E ok, quindi dopo che ci hanno fatto salvare lì, c'è quasi sicuramente qualcosa di qua. Suppongo che la questione sia molto più complicata del previsto, no? Bastava guardare di qua a destra. Ah, ragazzi, ve lo dico. Io sto sentendo qualcosa. Io ho paura che farò uno degli urli più forti da quando ho iniziato a fare video su YouTube tra poco. Qualcosa mi sta cercando. Qualcosa di brutto. Ok, beh, non so come spiegare una situazione tipo questa. È abbastanza imbarazzante, diciamo. Su
Suppongo che non sia stata una buona idea. Allora, direi di sfruttare delle leggi della fisica contro di quelli. Ok, questo dovrebbe averne fatti morire parecchi. Sì. È andata esattamente così. Cioè, quindi quei cosi mi aspettavano proprio dietro l'angolo. Infatti ne abbiamo trovata un'altra. Adesso invece direi di mettere, non lo so, la pistola. Quanti ce n'ho? Non posso ancora faddardi, ragazzi. Non fate niente senza poter faddardi. Cioè, sono una delle cose più forti del gioco, i dardi. Qua che ci ho trovato? Oh! A svegliati, Sebastian. È che sta dormendo. Qualunque cosa sia stata mi ha spaventato. Aspettate. Ok, non so che cosa sia successo, ma adesso posso finalmente fare uno dei miei amatissimi dardi esplosivi. Io li amo i dardi esplosivi. Io vivo per i dardi esplosivi. Ne ho fatti due! Bella roba, ragazzi, bella roba. Due dardi esplosivi and here we go. Ok, ok, ok. Non penso che ci sia nulla in questa stanza. Cioè, almeno non dovrebbe esserci, a meno che non spunta fuori all'improvviso come fanno qualsiasi cosa questo gioco. Ricordatevi che se c'era un salvataggio prima... quel posto non mi convince. Manco questo, sinceramente. Quindi mi tocca andare di qua. Pozze di sangue in terra. Ah no, è petrolio, ragazzi. Lo sfrutteremo a nostro vantaggio? Beh, dipende tutto se vogliamo sopravvivere o meno. Il fatto che ci sia del petrolio da bruciare lì vuol dire che ci saranno talmente tanti nemici da avere l'imbarazzo e la scelta. Allora direi di continuare a, insomma, cercare una posizione sicura in mezzo a tutto questo caos, a questo marasma, a questo luogo indemoniato, nel caos, nella confusione, nella sofferenza, nella pazzia! Oh mio Dio! Oh mio Dio, cacchio! Sbrigati! Cavolo, mi sono fatto male, cacchio! No! Ah! Beh, direi che me la sono meritata questa morte. Il problema è che quando io muoio... Cazzo, gli ha proprio sfatto la faccia. Cioè, ma che mi sta stuprando, non ho capito. Ah, il fuoco funziona sotto, ma vaffanculo. Beh ragazzi, direi che l'unica scelta che mi rimane è tornare lì, dopo che ovviamente a ogni morte, è infatti uno dei motivi per cui questo gioco è più bello se uno ci gioca da solo, è che il programma ancora esiste, si fotte, perché recentemente i giochi non sono, cioè non è come Alien Isolation che se muori non si fotte tutto, qua proprio si chiude la schermata, si riapre. Non si capisce che cosa succede, quindi è un casino registrarlo, anzi è un problema. Ci vogliono decenni per montare i video. L'unico modo che uno ha per evitarsi tutta questa confusione è non morire, ma un gioco sia impossibile non morire. E poi meglio che sia divertente. Cioè, capito? Meglio morire ma divertirsi, piuttosto che fare un gameplay annoiandosi. Che proverbi. Oh, qua c'è la via di fuga, ragazzi. Ricordiamocelo per quando arriva Laura. O come cavolo si pronuncia, cioè... Io penso che questo video sia talmente brutto che ci saranno i pollici in giù. Perché, insomma, sì, è divertente, però sono troppo moscio. Poi, in realtà, non ho proprio tempo di fare video, nemmeno oggi. Lo sto registrando per, non lo so come, ma per grazia divina o perché sono semplicemente stupido. Quando domani ho una delle verifiche più importanti dell'anno, ma... Cioè, insomma, sacrifico le mie uscite di oggi, ecco, per voi. Per voi basta, quindi se anche questo cappello mi sta mangiando le palpebre che non ho... Ma in realtà ce l'ho, a parte gli scherzi. Che... Ah! Odio quando le cose vanno così. Non sono abituato ad avere una visuale che va per conto suo. Vedete, qua adesso sta per succedere qualcosa di spaventoso, ma noi già lo sappiamo.
penso che cioè, penso che facesse male pestarla, ecco. Vabbè ragazzi, possiamo alzare in piedi. Siete tutti pronti al delirio? E allora andiamo dal nostro ospite speciale, chiamata Ribolora. Zone Game sta bene dovunque. Siete pronti ragazzi alla fuga più rocambolesca degli ultimi 10 anni? Perché si chiudono sempre queste cazzo di porte? Allora, ricordatevi che stavolta... Ecco, poi quando la luce rossa... Ok ragazzi, la luce rossa e il... quel coso insanguinato lì indicano che Laura è presente. Mi farà paura. Non mi ricordo quando è apparsa. Ah, oh, ok, me lo ricordo adesso, sì. Fuggi, Sebastian, fuggi. De peligrum fugit. Porc merd can. Cioè, se n'è andata? Il fuoco funziona. Ragazzi, se n'è andata, non ci credo. Non ci credo, mitico Sebastian, best detective Italian in EU. Eh? Sì, fidatevi, è così. Cacchio, quel coso pulsa. Mi fa proprio ribrezzo, cioè. Cioè, siamo riusciti a farla scappare. Comunque ha un culo brutto quella lì. Cioè, mi aspettavo di più, sinceramente, da un cattivo di questo gioco. Potevano fare cattivi, no, sexy. Invece no, devo far paura e basta qui. Ok. Ho paura che prima o poi tanto rispunterà. Quella vecchietta arrapata che dorme. C'è qualcosa che non mi convince tutto questo. Ah! Oh my god! Ma è bloccata lì? Oh my god! Oh my god! Holy Shimley Street! Burn! Burn, you evil bitch! Bush, river, river! Oh! Se fossi in te! Porca troia! Porca troia! E il re del cioccolato! Mi stanno stuprando! Mi stanno stuprando malamente. Direi che questo ha fatto più male a lui che a me. Ho come l'impressione che dovevo fare qualcosa. Sì. Ecco, non c'è più una via di fuga. Ci spunterà lei davanti all'improvviso, facendoci fare un salto e imprecare tutti i santi finora conosciuti. Oh, alleluia. 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 È il re del cioccolato. No, ma passa di là quella brutta. Merda, merda, merda. Ma di dove passi? Cazzo. Non sbari. Io le sbaro. Io le sbaro. Oh cazzo, penso che questa cosa andrà avanti abbastanza a lungo. Oh cacchio. Ha firmato la tua condanna, mostro! È stato abbastanza inutile. Fossi in te, Sebastian, io correrei, eh. Cioè, non so se vuoi sopravvivere o no. Tira subito quella cazzo di leva. Oh! 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 Meglio bruciare! Cazzo, sì che è meglio bruciare. Ok, questo gioco si sta presentando con stranissimi bug. Oh, cacchio, ma perché ci deve essere tutta questa tensione? In un gioco.
guarda, girati, aprite, ula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 l
Io lo brucierei. Oh! Ecco, ok, ho capito qual è il senso di quei corvi. No! Buttati che è morbido, cazzo! Sebastian, porca troia, la mamma stanno. Oh, sta bruciando quella cosa. Ok, finché è lì sotto dovremmo essere al sicuro. Cioè, è ancora viva, ragazzi, è ancora viva. Ok, vai Sebastian. Vai Sebastian, sei il nostro eroe, sei il più grande dei tempi, di tutti i tempi. Neanche Chuck Norris è nulla in confronto a te. Oh! Non capisco che cosa cazzo stia succedendo. Ma no, ragazzi, davvero, sinceramente non sto capendo la logica con cui si sta svolgendo questa azione. Non capisco se lei sta cercando di teletrasportarsi o cosa. O forse vuole solo farmi vedere che cosa ha sotto alle gambe. Probabilmente sì. Ah, ma che schifo. Che schifo. Oh, ma si sta ripetendo all'infinito. Madonna, ma sei brutta. Sembri Orochimaru, però più brutta. E donna. Perché Orochimaru... Ok, è cascato. È cascato. Oh! Ma mi ha proprio inculato a saltelli. No, basta ragazzi, cioè, basta. No, non so come fare, cercherò una soluzione su internet. No. Io non cerco soluzioni su internet. E vabbè ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Sinceramente dei capelli troppo brutti per non indossare questo cappello imbecille. Quindi, come sempre, ci vediamo domani con un altro video. E cercherò di fare dei video un pochino più spesso. Quindi, ciao a tutti ragazzi, come sempre invito a spolliciare, fare quello che volete. E ciao.